Arriva la Francia, arriva, ma resiste l'Italia, sta dietro, resisti, arriva, dai. Mamma Donatella e babbo Giuliano hanno seguito dal divano di casa a Coverciano il trionfo di Lorenzo Zazzeri, nuotatore fiorentino di 26 anni che alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto la prima medaglia toscana dei Giochi Olimpici. Siamo molto emozionati e ancora increduli e molto contenti. Lorenzo ha fatto qualcosa di storico, di stupendo. Sì, sì, è vero, l'abbiamo capito piano piano, perché al momento eravamo contenti perché è un risultato, una medaglia alle Olimpiadi è un sogno per tutti. Poi man mano che siamo andati avanti, anche sentendo quello che veniva detto alle varie televisioni, abbiamo capito dell'impresa veramente storica di questa staffetta. Sì, io l'ho sentito però poco, perché anche lui deve un po' metabolizzare il tutto, e però era contento, era orgoglioso di aver portato in alto i colori prima di tutto dell'Italia e poi perché, come diceva mia moglie, è un traguardo storico. Cresciuto nella Rarinantes, si è piazzato secondo nella staffetta 4% stile libero insieme ai compagni. Oltre alla soddisfazione per il trionfo, Lorenzo ha conseguito un record. Mai un italiano aveva vinto l'argento in questa specialità. Nella sua vita però non c'è soltanto il nuoto, ma anche una grande passione per l'arte. Io insegno educazione fisica e quando ero giovane insegnavo nuoto. Quindi l'ho messo in acqua a 7 mesi. E poi la nostra intenzione era quella che lui imparasse bene a nuotare per essere sicuro in acqua e divertirsi. Poi dopo i primi corsi, dove sinceramente era abbastanza recalcitrante, non voleva andarci, quando è passato prima dal preagonismo e poi all'agonismo, la cosa gli è piaciuta. Si può abbinare con lo sport, io non ci credevo, perché lo sport ti prende tanto, anche lo studio ad alto livello, perché mio figlio 2 mesi fa si è laureato a Carigi con 110 e lode in scienze motorie.